Ma sei completamente impazzita, cosa dici? Non sono mai stata più seria, Franchino. Questo è il mio palazzo e voi, i miei cari orfanelli. Ma io non ci posso credere che tu possa diventare così cattiva, Delfina! Le streghe! Io non userei certi appellativi, visto che anche per voi due è finita la pacchia, piccoli mostriciattoli. Per voi sarà finita. Andatevene subito da casa mia, toglietevi dai piedi, forza! Sì, attacca! Franco, ascoltami. Che dici? Tu non mi devi toccare, hai capito, buffone? Sì, parliamone con tranquillità, visto che... Basta, voi ve ne dovete andare. Fermo, Franco, non ti serve a nulla fare così. E allora cosa dovrei fare? Non è ancora detta l'ultima parola. Possiamo fare appello. E allora facciamo. Intanto però a lei ci penso. Fermati, io lasciami Mattia. Calmatevi, per favore. Io non ci riesco a calmarmi. La cosa non finisce qui. Potrai anche ottenere i soldi, la casa e il resto. Ma non hai vinto. Federico è con me. È con te. Intanto porto su le mie cose. Portatele da sola. Che cosa hai detto? Vieni qui, ti ho dato un ordine. Cos'è che devi dirmi di tanto importante da disturbarmi proprio ora, ragazzo? Beh, mi dispiace, ma lei è il capo qui, giusto? Sì, sì. E allora sbrigati, perché sto lavorando. No, no, lei non sta lavorando, sta giocando a golf. Sei fastidioso. Vuoi insinuare che io non sappia gestire le mie aziende? Io per caso ti ho mai detto come gestire i tuoi affari? Eh? No, no. Caro... Federico Fritzenwalden! Appunto, Federico Fincenpuncic, giusto? No, no, Fritzenwalden! Mi stai correggendo ancora, sei proprio ostinato. Avanti, che cosa c'è? No, il fatto è che io sì. Sono morto. Sei morto? Sì. Davvero? Sì. Ma tu hai fatto un'eccezionale scoperta. Sei morto? Che simpatico. Allora, no, aspetti. Non rovinarmi il tiro. Lei ha... Beh, c'è sicuramente un errore, perché quando sono stato investito stavo appunto per... So che cosa hai fatto e soprattutto cosa stavi per fare, quindi non dirmi nulla. Cosa vuol dire? Spostati. Bravo! Bravissimo! Ti è permesso? Lorenzo, non hai altro da fare. Ora sono occupato. Scusi l'interruzione, ma c'è qui una chiamata dal commissario Rivara. Sì, commissario, dica. Ma come ritiene possibile che dopo 3 mesi di indagini quell'assassino sia ancora libero? Il povero Federico è morto per colpa mia e io voglio assolutamente vendicarlo. Va bene, commissario, va bene. Lasci tutto com'è. Vuol dire che continuerò ad investigare per conto mio. Sì. Lorenzo, trovami Laura. Sono sicuro che lei sa qualcosa di suo marito. Vado subito. Cerca di avere un po' di pazienza, Franco. Dobbiamo fidarci di Mattias ed aspettare, capito? Tranquillo. Uccidiamola. Cosa? Avveliniamole il tè. La voglio investire con la macchina, Delfina, la voglio distruggere. Accompagnami da Ramiro, devo andare ora. Dai, stai con noi, potremmo andare al cinema o... Ecco, possiamo prendere un bel gelato. No, 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 Amelie, dai, non mi vai in questo momento. No, no, scusami, vai tu. Scusa. Va bene, allora ci vediamo dopo, se vuoi. Sì. Oh, che perdona, paura. Si può sapere che cosa ha in mente Delfina? È totalmente diventata matta. Vieni subito qui, Flor. Chi c'è in camera mia? Amelie, questa adesso è la sua camera. Qual è il problema? No, aspetta. Forse lei voleva che questa stanza venisse sigillata in attesa del suo ritorno, poverina. Sei delusa? Come puoi avere il coraggio di reclamare questa camera? Ma non ti vergogni? Non metterti contro di me, ti farai male. Va benissimo, male. Chiediamo ad Amelie di trasferirsi. Tanto questa stanza è maledetta ormai. Perfetto, mandatela via da qui. E ora, Franco, lasciaci da sole, per favore. No. Tranquillo, Franco, esci un attimo, ma... tanto lo so che mi deve dire. Già lo immagino. Grazie. Sicuramente mi vorrai mandare via. Non osare mai più ostacolarmi, altrimenti... Altrimenti? Mi caccerai? No, non mi libererei mai e poi mai di una cameriera come te. Se non darai ascolto a tutto quello che ti dico, allora tutta la mia rabbia, tutta la mia vendetta ricadrà... Faccio ciò che credi, non mi importa, capito? No, non ti illudere, stupidina. Tutta la mia vendetta ricadrà sui tuoi preferiti, sui tuoi bambini. No,
Non puoi essere tanto cattiva da fare del male a quelle povere creature. Per favore, ripensaci. Fammi tutto quello che vuoi. Mettimi alla porta, picchiami, strappami tutti i capelli. Ma loro non c'entrano niente, ti prego. Allora comincia ad obbedire a tutto ciò che io ti dico. Prendi la mia valigia e lava tutta la roba che c'è dentro. Lo farei, ma non so usare la lavatrice. Non serve la lavatrice. Li laverai a mano. Ah, amico mio, ormai è troppo tardi. Allora, hai qualche altro problema? Ti vedo perplesso. No, no, è che non avrei mai immaginato che Dio fosse così. Io non avrei mai immaginato, bravo Gabriele, che saresti stato un tale ficcanasso. Ma io sono stato molto discreto. No, no, dovevi starne fuori. Perché se non ti fossi intromesso, sarebbe morto quel mascalzone del conte. Non certo tu. Sì, può essere, ma il fatto è che io... Sai qual è il fatto? Che sono gli eroi come te a creare un sacco di guai qui dentro. Ma non ti preoccupare, ti perdono. Ora puoi andare. Il no, paradiso no, no, è... No, lei non ha capito nulla, io non posso stare qua! Ah, non puoi stare qui? Vuoi tornare giù? Sì. D'accordo. Vedi quelle? Sono tutte lettere di protesta. Rivoglio la mia vita, Dio mio perché mi hai ucciso. Io non vi capisco. Questo è il paradiso, perché volete tornare laggiù? Ma ho bisogno di tornare di sotto, perché voglio sapere come sta la mia famiglia. Vuoi vedere la tua famiglia? Sì. Bene, eccola, guarda. Stai tranquillo, Martin. Hai solo preso un po' di freddo, capito? Calmati. Magari fosse così. Secondo me quelle due streghe mi hanno lanciato una maledizione. Mi raccomando, riguardati. Va bene, ciao. Maya è a letto già da 3 giorni. Poverina. Avranno fatto il malocchio anche a lei. Vede quello lì nel letto, lo vede? Quello lì è Martin. Deve sempre psicoanalizzare tutti, Martin. Lo so. Certo, lo so. Maya sta male. E noi stiamo peggio. Ragazzi, ho un sacco di caramelle. Le volete? Certo, ingozzatevi di dolci. Almeno spero che vi laverete i denti stasera. Puoi smetterla di stare sempre a controllarli. Neanche morto. Siamo nei guai, ragazzo. Quelle due streghe non ci daranno tregua. L'ho visto quello che ha parlato adesso. Quello è Thomas. Sì, sì, ti dico un segreto. Li conosco tutti, come se fossero figli miei, sai, già. Dio. Sì? E... Flor, come sta Flora? Come vuoi che stia? Molto bene. D'accordo. Io laverò i suoi vestiti per ora, ma se toccherà un solo capello ai miei bambini, giuro che gliela farò pagare cara. Oh, mia piccola Flora, essere molto dura, vero? Sì, è un brutto momento, Greta. Ma siamo lo scudo tra le streghe e i bambini. Sono tanto contento, papà mi regala ogni giorno qualcosa. Guarda cosa mi ha regalato oggi. Questa prima era una sua. Una catenina d'oro, bella, sei vero? Un vero gitano da questo momento. Olè! Ah, olè! Siediti che ti do un bicchiere di latte. No. Beh, ma questo è di una mucca molto speciale. Vorrei sapere chi è che ha usato il mio bagno, perché era tutto allagato quando sono... Che cosa ci fa ancora qui questa donna? Questa donna ha tutto il diritto di stare qui. Tranquilla, Flor, non c'è problema. Se sono di troppo in questa casa, prenderò le mie cose e me ne andrò via. Ma che grande idea! Non voglio vivere con persone che hanno una cultura così pericolosa come quella degli zingari. E poi sui miei bambini, sai, non hai una buona influenza. Oh! Mi scusi se la disturbo. Senta, io devo tornare sulla Terra perché ho delle cose importanti da risolvere lì. Nessuno può tornare indietro da qui. Una volta sola un certo Osho è arrivato alla porta ed è tornato sulla Terra per scrivere libri sulla trascendenza. Osho. Capo, il nuovo contingente è pronto a tornare sulla Terra. Molto bene, molto bene. Allora si può tornare, si può! Ma sei proprio testardo, sei proprio insistente, Quelli sono gli eletti, anime molto speciali. Sì, ma io... Sì, ma... Ho
Oggi abbiamo pollo al forno e le cartoffel sono a dir poco da leccarsi i baffi. Questa è solo porcheria. Mi porti del caviale e del salmone e in cucina ci sono delle alghe del Mar Nero. Le abbiamo portate dal nostro viaggio. Me le porti? Oh, deliziose, davvero meravigliose. Via, via, le porti sì, via. Hai ragione, ottima idea. E ora che cosa faccio con tutto questo butti. Cibo? Se mia figlia dice che non le piace, non le piace. Lo butti subito, palla di grasso. Che spreco. Vorrei proprio sapere dove sono finiti quei mocciosi maledetti. Ah, siete arrivati. Qui ci sono degli orari da rispettare per la cena. Non potete presentarvi quando vi pare. Flora, Maya è malata. Qualcuno dovrà andare da lei. Sì, Delfina, so. Potrei andarci io, d'accordo? Assolutamente no. Il biglietto è carissimo e non voglio sborsare una tale somma solo perché tu possa andare a fare da infermiere a Maya a Londra. Posso credere, Delfina, ma dobbiamo fare qualcosa perché lei è minorenne e... Sì? Sì, sì, farò qualcosa. Dammi del tempo per pensarci. Ora cambiamo discorso, grazie. Oh, è il mio. Pronto? Bellissima. Tesorino mio, quanto tempo. Come andate in Europa? Oh, benissimo. Ci siamo divertite così tanto. Ti racconterò. Ti ho portato un regalo, eh? Hai un regalo per me? Davvero? Allora devo proprio passare a trovarti. Però verrò a patto che tu mi dia un sacco di baci e... Ciao, un abbraccio e ci vediamo. Trovato qualcosa? Sì, c'è un posto dove va di solito la signora Laura. Perfetto, Lorenzo, bravissimo. Ora però dobbiamo fare molta attenzione, perché se si accorge di essere seguita, scomparirebbe anche lei. Sì, sì. Senta, non per essere indiscreto, ma io vorrei farle una domanda. Lei può rispondere, ma anche non rispondere. Sì, certo. Perché le ha tanto interesse a trovarla? E per amore? No. È per Federico Fritzenwalder. Lui è morto per me. E io ho il dovere di fargli giustizia. Va bene, basta con quella campana. Finalmente. Greta, ma come ti sei vestita? Certo che sei proprio ignorante, mia cara. Nelle famiglie aristocratiche le domestiche usano l'uniforme. Sentiamo, per caso hai qualcos'altro da dire? No? Perfetto, cominciamo. Ja, Fräulein Delfina. Ma quella roba è vomito o cos'altro? Cos'è quella porcheria? Non ti permetto di usare queste espressioni a tavola, capito? Sono alghe portate direttamente dal Mar Nero. Io non la mangio, quella schifezza. Errore. Tu farai quello che ti dico io e se io ti dico che devi mangiarle, tu le mangi. Avanti, mangia. No. Apri quella bocca. Non voglio, lasciami. Se sono così buone, allora mangiali tu. Te la farò pagare cara per questo affronto, maledetta. Fai quello che ti pare, non ci guardiamo. No, voi non mi muovete, voi restate qui, capito? No, ragazzi, ragazzi, che fate? Fuori di qui. Forza, ragazzi, lasciami una mano, facciamola via questa strega. Andiamo. Non mi spingere con quelle melancie zozze, no. Lasciatemi, le streghe hanno perso, oh oh, abbiamo vinto noi, oh oh. Ehi, abbassate la voce, avete esagerato, forse non ve ne rendete conto, ma non avete vinto nulla. La legge è dalla parte di Delfina, lei ha il diritto di stare qua. Che vuol dire? Noi allora? Non abbiamo diritto a un po' di pace dopo ciò che abbiamo passato. Tu sai cosa voglio dire, Franco. Beh, vado a chiamare Maya. Ma perché Federico è dovuto morire lasciandoci nelle mani di quella perfida strega? No, Thomas. Federico non ci ha abbandonato. Lui è sempre qui con noi, piccolo. Flora, e ci protegge. Basta con queste bugie. Ti prego, smettila. Senti, Federico non c'è più. Dobbiamo mettercelo in testa. No. No, non è vero, non ti ha lasciati, non dire così. Sì, lui è qua, lo so che è qua, ma non lo posso vedere. Sì, è qui, è nel nostro cuore. Però ora non pensiamoci, perché non servirebbe a nulla, dai. Sì, hai ragione. Scusami, mi sono innervosito. Maya è ancora malata. Che facciamo?
Avete visto che cosa è successo? Io ho fatto tutto quello che una giovane vedova può fare quando si trova di fronte ad una banda di ragazzini delinquenti. Ma ora basta. Salutate la delfina comprensiva. Addio, possesse di sangue. Addio. Tesoro, io sarò al tuo fianco in tutto, in tutto. In tutto ciò che farà. Potrei sfogarmi un po' anch'io, se non vi dispiace tanto, signore. Sì. Un medico affermato come me non può essere trattato in questo modo da dei mucciosi. È umiliante. Vorrei sapere dove si è cacciato Lorenzo. Sei impazzito! Hai fatto la doccia! Sono tutto imbecille! Ma non guardi! Senti dalla macchina! Sono io, ragazzi! Ma siete fradici! Perché avete lasciato che vi sbattessero fuori di casa in questo modo? Io... Vai a sgridare qualcun altro, proprio. Stupido! Ma da che andiamo. Parte stai? Sappi che grazie a me quella villa crollerà addosso a quei mostriciattoli e li schiaccerà! Tu non farai nulla di tutto questo, mia cara, perché se maltratterai quelle povere creature ti toglieranno la tutela, capisci? Tu, a me, non puoi dire come combattere questa guerra. Tu farai ciò che io ti dirò e chiuderai quella bocca! Io sono Lorenzo, non un burattino nelle tue mani, e poi piccola mia, io sono al servizio del conte. A proposito del conte, io ti volevo chiedere se potevi farmi aiutare da lui, certo, visto che certo. Mi sembra un così gentiluomo. Vedremo se ti comporti bene, sì, se ti comporti male, no. E da ora sai che non potrei dare più ordini a nessuno, vero? Sì? Bene, dimmelo, non sono in condizione di dettare ordini. In vettura, signori, in fretta, sì. Di corsa, muovete quelle gambe. Un, due. Evaristo, rilassati. Non ti sto portando sulla sedia elettrica. Non capisco perché non abbia chiesto al suo assistente di accompagnarla, signora. Perché ha avuto un imprevisto. Ah, e sì? Mi ha detto che avrebbe fatto tardi, ma arriverà. Certo. Guarda caso, lui non c'è mai quando se ne ha bisogno. Evaristo, non sarai geloso. Lorenzo è un po' strano, sì, però... mi dà sempre informazioni utili. Guarda. Fa quello che ti ho detto. Io torno subito. Buonasera, Laura. Massimo, che sorpresa. Non mi inviti a sedermi? Il fatto è che sono con un'amica e stavamo andando via. Laura, aspetta un attimo. Non credi che sia trascorso già abbastanza tempo da quando purtroppo ci siamo lasciati e che potremmo parlare come due vecchi amici, senza rancore? Sì, certo. Ci vorrà molto? Anche tu devi tornare sulla Terra. E come te lo sei meritato? In che senso, scusa? Tutti quelli che sono qui hanno fatto grandi cose nella loro vita passata. E io, per esempio, ero un ecologista e sono morto, pensa, per salvare una balena da un peschereccio giapponese. Io, balene, non so se ho fatto delle cose tanto belle, però volevo tornare per aiutare la mia famiglia, sì. Non credo che così risolverai qualcosa. Perché? Dove siamo? Dove ci troviamo? Siamo in una nursery. Questi sono i bambini in cui ci reincarneremo. Come bambini? Io sono qui per aiutare la mia famiglia. Voglio morire. Ma sei già morto. Bene, io scelgo il biondino. Tu scegli quel che vuoi. Ehi, ecologista, come esco da qui? Come? Io devo uscire da qui. Dio, come faccio? Creduto che mio marito facesse una cosa così. Se fossi morto tu, non me lo sarei mai perdonato. Sì, per fortuna sono vivo. Ed è toccato a qualcun altro.
E tu, come stai? So che tuo marito è in prigione, no? No, no, è scappato. Non so dove sia, non ne ho idea. Ah, davvero? Bene. È stato veramente un piacere aver potuto parlare come vecchi amici. Anche per me. Senza rancore. Sedere. C'è Massimo. Andiamo. Laura? Sì? Che c'è? Dimmi. Avevi dimenticato il tuo cellulare sul tavolo, così l'ho preso. Grazie. A presto. A presto. Finalmente Ramiro è a letto. Stasera non voleva proprio andarci. Ora ho veramente bisogno di un bel abbraccio. Oh, sì, grazie, tesoro. Beh, che c'è? Ti do fastidio? Dimmelo, perché se è così... Beh. No, no, scusami, no, è che ho la testa totalmente da un'altra parte. Il fatto è che Delfina mi distrugge. Sei sicuro che sia solo quello? Sì. Perché me lo chiedi? No, perché... Io veramente ti sento distante da un po' di tempo ed è stato molto prima che tornasse lei. Franco, io ti voglio molto bene e provo tanti bei sentimenti, ma se tu non senti lo stesso per me, è meglio non continuare, non credi? No, aspetta, ma come possono venirti in mente certe cose? Tra noi va alla grande. Dai, Franco. Andiamocene a dormire. Oggi è stata una giornata dura. Sì, certo, sì, sì. Amore mio, mi manchi così tanto. Federico, sei tu? Sì, sono io. No, Federico, per favore, sposta un oggetto, rompi un piatto o quel mappamondo. Dimmi qualcosa, accendi la radio, ti prego. Dimmi che sei ancora qui con me. No. L'unica cosa che posso fare è darti la forza di resistere. La forza per lottare contro Delfina. E la possibilità di continuare a sognare. Non darmi retta, tesoro. Sono un egoista. Io ti vorrei avere ancora con me per sempre. Io sono qui, Flora. Capito? La prego, mi lasci restare. No, voglio rimanere qui. No, non ancora, no, no, no. Mi sono trovato all'improvviso in quella situazione. Non sapevo che fare. Non so se ho fatto bene e questo mi tormenta. L'ho risolta come ho potuto, ma non so se ho fatto bene. Ma certo che sì, Lorenzo. No, non è vero. Lorenzo, adesso smettila e ascoltami. Ascoltami.
Hai fatto molto bene. Le porte della mia casa sono sempre aperte per una bella donna. Signorina del Fenuoschi, venga! Massimo! Sì? Ti ringrazio molto per avermi accolto in casa tua in questa notte orribile. Scusami, ma ho preso un vestito da uno dei tuoi armadi. Non ti dispiace, vero? No, affatto. Questo vestito è lì proprio per occasioni come questa. Delfina, benvenuta in casa mia. Grazie ancora. Che è successo con i Fritzenwalden? Non voglio parlare di quei ragazzini ingrati, Massimo. Mi hanno letteralmente cacciata di casa. Non sai come mi sento. Io volevo solo dargli il mio amore. Devi anche capire che è un momento molto difficile per loro. Sì, queste sono solo scuse. Quei ragazzi possono avere tutto ciò che vogliono, Massimo. Tranne Federico. Anche io sto male. Il dolore che provo è grandissimo, però non me ne vado in giro ad umiliare la gente o ad aggredirla perché lui non c'è più. La colpa di tutto questo è di quell'essere a dir poco immondo che gli lava il cervello in continuazione. Loro la adorano come fosse una dea. E chi è? Nessuno. Nessuno, meno di nessuno. Non ti preoccupare, è solo che non riesco a credere che mi sia successa una cosa simile. Ti giuro che l'unica cosa che volevo era dargli il mio amore. Io ho tanto amore da dare. Mostramelo. Lorenzo, che cos'hai? Su, avanti, respira. Prova a fare dei bei respiri profondi, Lorenzo, capito? Forza! Sto focando! Respira, forza! Respira! Sono gli altri! Vai! Troppi! Ma non è possibile che appena mi giro tu finge in ciunciancen scappi via. È Fritzenwalde, signore. Non puoi fare così, non posso essere ovunque. Chi ti credi che sia? Dio? Oh. Ma va bene, ricominciamo. Sì? Glielo rispiego. Io non volevo scappare. No? No, io volevo solamente aiutare la mia famiglia perché mi sento in colpa per averla lasciata nelle mani di una strega schifosa. Non si usano queste parole. Sei in paradiso. Qui non si parla male di nessuno. Se questa strega se questa donna, questa signora, è molto cattiva, beh, tanto peggio per lei, se ne accorgerà. Ora tu non puoi farci nulla. Io non ci credo, non è possibile, qualcosa potrò fare, sono morto per sbaglio. Non puoi fare nulla. Perché no? Perché tu sei stato un codardo. Ma questo non è vero. Ma questo non è vero. Si accomodi. Può constatare di persona la situazione. Oh, no. Eccola qui, signor giudice. No, questo deve essere un incubo. No, questa qui è la realtà. La padrona è tornata. Le chiedo aiuto, signor giudice. È lei il cervello della banda. Cosa? Mi hanno sbattuta fuori di qui con la violenza. Non posso affrontare da sola tutto questo. Signora, la legge la proteggerà. Ma che cos'è questa messa in scena? Come potete avere il coraggio di abbracciarvi e strofinarvi come due amanti e poi di accusarmi di una cosa tanto grave e assurda? Abbassa il tono, Florenzia. Assolutamente no, voi due... Che succede qui? Lui chi è? È il giudice tutelare. L'ho chiamato perché porti un po' più d'ordine dentro questa casa. Essendo stato informato che la signora Delfina Saint-Jean, vedova Fritzenwalden, è stata cacciata di casa dai suoi pupilli, sono qui per valutare i fatti, i crudeli e orribili fatti. Quello che non le ha detto è che lei odia quei ragazzini, che non vorrebbe avere più tra i piedi noi e tutti quelli che la ostacolano. Questo non è assolutamente vero, Florenzia. Sei una bugiarda. Lei mi mette contro i bambini di cui io mi dovrei occupare. Ma se non gli hai mai dedicato neanche uno sguardo, li detesti in realtà. È una bugia. È una bugia, Florenzia. Io vorrei solo terminare quel percorso educativo che Federico aveva iniziato con quelle creature. Poverino, pace all'anima sua. E tu stai facendo di tutto per ostacolarmi. Signora, non pianga, la prego. Lei dovrebbe dimostrare un po' più di comprensione verso questa povera donna. Vuole scherzare, Mattias? Rispondigli tu, perché altrimenti a questi due stupidi io gli salto addosso. Va bene, basta. Io sono l'avvocato di famiglia. Mattias Ripamonti, sì, per la precisione. E le confermo che tutto quello che ha detto è vero. Matti! Oh no, anche tu, Matti! Matti! Vedi, avvocato, la legge è legge. E io credo che lei questo lo sappia molto bene. Il fatto è che non ci sono prove che le cose che voi dite siano vere. E d'altra parte, la velocità con cui la signora è venuta in tribunale dimostra quanto sia ansiosa di occuparsi di questa famiglia, giusto? Ma... E quindi lei, signorina... Florenzia Saint-Jean. Come? Vedi, anche lei Saint-Jean? Sì. È un imbroglione. È tutta la vita che prova in ogni modo a farsi passare per chi non è. Lo sai perfettamente di essere mia sorella. Ma per favore, lo vede? Ora diventa aggressiva. Io ho paura. Lei vuole togliermi che tutto. Che vorresti insinuare con questo brutta faccia? Peggiori solo le cose così.
Ora la smetta. E per favore mi porti subito il suo documento. Può contarci. Come sta? È pazza. Aprite bene le orecchie. A partire da questo momento nessuno potrà più interrompere il mio sonnellino pomeridiano. Se ne pentirà per il resto della sua vita, è chiaro? E tu, tedesca di Germania, d'ora in avanti ti rivolgerai a me con una perfetta dizione, d'accordo? Ja, Frau Malamala, sì, signora Malamala. Parlerete con me solamente quando io ve lo ordinerò. È chiaro? Sì, signora. Ho detto quando ve lo ordinerò. Sì, signora. E quella laggiù è mia madre, la mia unica alleata in questo progetto d'amore. Miei cari e dolci ragazzi, come vi stavo dicendo poco fa, se seguirete i miei consigli, vedrete che riusciremo a creare una famiglia basata sull'amore e sul rispetto reciproco. Eccola, signor giudice. Questa, infatti, sono io, ecco. Vediamo. Florenzia? Qui dice Florenzia Fazzarino. Sì. Sì, sì, le posso spiegare tutto io, il fatto è Ma non che... se ne rende conto, è una menzogna, signor giudice. Lei continua a dire bugie. Non mento, sono tua sorella e lo sai bene, ma sei tremenda. Il fatto è che abbiamo scoperto di essere sorelle da poco tempo. Signorina... E quindi non ho ancora avuto il tempo di cambiare il cognome sul documento. Signorina Fazzarino, si calmi. Finché avrà questo cognome non potrà dire di essere un'altra persona, né di essere sua sorella, né altro, capito? Quindi smettila di assillarmi con questa storia, per favore. Signor giudice, ha qualcos'altro da comunicare ai miei cari ragazzi? Signora, con piacere. No. Da questo momento dovrete seguire alla lettera gli ordini che vi impartirà la signora Delfina. Non credo che questo possa accadere, perché i ragazzi odiano Delfina. Non accetteranno nessun ordine da lei. Certo. Beh, mi dispiace molto, perché se non lo faranno, finiranno in un orfanotrofio. Novità? Qualche notizia di Laura? No, parole, parole, chiacchiere di donne, pettegolezze. No, niente, niente che ci serva, Massimo. Non è possibile. Io devo riuscire a trovare quell'assassino. Lo devo fare per quella povera donna. Anche se non sembra molto triste. Beh, magari è una di quelle persone che soffrono dentro di sé. Può darsi, può darsi. In ogni caso sono convinto che i fratelli di Federico almeno miglioreranno i loro comportamenti se avranno giustizia. Niente. Cosa c'è? Senta qui, senta. Amore mio, sei tu? Potresti avere il telefono sotto controllo, sarò breve. Ci vediamo tra un paio d'ore al solito posto. Beh. Va bene, a dopo tesoro. Bene, ottimo, andiamo. Un attimo. Massimo mi sorprende. L'esperto qui sono io. Ho un piano di battaglia, una strategia. Lei vuole davvero prendere quella canaglia? Sì, certo. Davvero? Sì. Sul serio? Ma certo! Perfetto, farebbe qualunque cosa. Che cosa intendi con qualunque cosa? E così, dopo avermi sbattuta fuori, avete festeggiato per la vittoria. Vi metterò in punizione, così capirete chi è che comanda qui. Ci faremo rispettare con le cattive a questo punto. Va bene, avete vinto, ma in orfanotrofio no, per favore. Non fare il coniglio. Ma no, tesoro mio, tranquillo. Venite e andiamo a berci un bicchiere di latte in cucina. Florenzia. Va bene. Sì. Ma che fa? Perché? Oh, no, sono inciampata e ti ho sporcato di terra. Ora vai a cambiarti, non puoi girare conciata così. Meglio essere sporca fuori che marcia dentro come te. Andiamo di là, ragazzi. Sì. No, Mattias, non così in fretta. Io non ho bisogno che tu rimanga qui. Te ne andrai a Londra a occuparti di Maya. Come vedi, svolgo perfettamente tutti i miei compiti. No, no, no. Io non mi muoverò di qui finché non riuscirò a vincere la causa. Mattias, Delfina ha ragione. Va tu da Maya. In fondo, sei l'unico che può tra noi. Ups! Pare che la psicanalisi abbia fatto dei miracoli con questo insetto. Ti giuro che la pagherai cara per tutto quello che stai facendo a questi ragazzi, Delfina. Ma che caratterino! Riguardo a voi tre, fino a quando vi comporterete bene con me, non avrete problemi. Non è possibile che abbiate delle menti così contorte da non provare alcun sentimento. Ah, eccolo il piccolo Freud, mi mancava. Seguitemi, devo parlare con voi tre. Ma stai
schiacciando, vero? No, rimarrete in posizione lì fino a quando lo dico io. Avanti, di sopra, muovetevi, forza, forza. Siete delle piccole. Quando è che vi renderete conto che tutto questo lo stiamo facendo solo per voi? Cara... Era ora. Tutto questo movimento mi ha seccato un po' la gola. Prenderei volentieri un po' di champagne. E non vi azzardate ad urlare, non vi voglio sentire, capito? Vieni tesoro mio, andiamo a prenderci il nostro champagne. Aprite, brutte streghe, aprite. Fermati, non le hai sentite? Ma me ne importa, non ho paura di quelle due. Basta, basta, Roberta, vieni qui. Noi possiamo solamente calmarci ed essere prudenti in questo momento, perché anche l'inezia potrebbe spingerli ad aggredirci. Ragazzi, ascoltatemi, siamo di più e più forti di loro. Dobbiamo reagire. Sì, sì, sì. Roberta ha ragione, è vero. Sì, ha ragione. Però in orfanotrofio non ci vado. Vi giuro, non ce la faccio. Vai, piccola, vai, 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 vai. Sì! Ah, sono il migliore. Bene. Rieccolo. Ora che c'è? Fringe giun giunce, parla. Io ho pensato seriamente a tutto quello che lei mi ha detto e devo ammettere che... è vero, sono stato un codardo, però merito di avere un'altra opportunità. La prego. La prego, signore. La prego, signore. Fantastico, prego, abbiamo anche dei complici ora, bene. No, loro non sono complici, sono amici. Amici. Quelle persone che erano giù al nido. Sì. Potrei... Quelle persone, come tu le hai chiamate, hanno avuto una vita esemplare e hanno superato una grande prova per tornare sulla Terra. È chiaro? Quale prova? Ah, sì, la prova. Beh, loro hanno superato la fiamma della purificazione. Non è facile uscire vivi da questa sfida, sai? Per niente. Io ce la farò. No, 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 fermo, fermo. Dove vai? Ma che fai? Vado a purificare la mia anima. Non c'è alcuna fiamma della purificazione. Ma come ti viene in mente che io possa creare una cosa simile? Mi sta prendendo in giro? No, non ti ho preso in giro. Non sapevo se farti tornare. Volevo vedere se per una volta avresti avuto il coraggio di affrontare una situazione difficile. Era questa la prova. E allora? E allora mi hai convinto. Torni giù. Evviva! Sì! Torni giù, torni giù! Torna giù! Va bene, torna va bene, grazie! Piano, piano, mettetevi giù! Grazie, mettetemi mio Dio! Giù, capito? Adesso basta però, sì, sì, torni giù! Giù. Basta, finitela! Sei nelle mie mani, assassino. Mi sei mancato tantissimo, tesoro. Io non so tesoro. Più cosa fare, sono disperato. Non ti preoccupare, aiutami. Si risolverà tutto. Aiutami. Devi stare tranquillo, hai capito? Stia attenta, signora. Mi hai tradito ancora? Maledetta squadrina! Ma questa volta io ti ammazzo! E lasciami! Lascialo, Max! Ti ho detto di lasciarlo! Ma sei impazzito! Non posso vedere una donna piangere. Tieni, Laura. Assassino! Non scappare! Guarda che cosa ha fatto a questa chiave. Al nostro simbolo. Quella donna ha un macigno al posto del cuore. Ma tutto questo non cambia ciò che provo per te. Possono tirarmi addosso tutto il fango di questo mondo. Io ti amerò per sempre. Vado. Poverina, questa ragazza è talmente buona, lei. Ed è tanto, tanto legata a Federico. Federico. Ora è mio. È mio! Quiero que supliques. Quiero amor. Mio todo sello se molesta.
chiavetta. Non è possibile, l'avevo lasciata qui. Ma dov'è? Franco. Che c'è, Flor? Cosa cerchi? Sto cercando la chiave che avevo al collo. L'ho appoggiata lì e adesso non c'è più. E i bambini dove sono? Non lo so, le streghe mi hanno... Li ho lasciati da soli con loro. Come soli? Dobbiamo andare a cercarli subito. Nico, per caso hai visto da qualche parte i bambini? No, perché me lo chiedi? Come perché? Sono rimasti da soli, dobbiamo trovarli. Smetta di osservarmi. Crede sia tanto sciocco da non accorgermene. Lei mi sta spiando da quando sono qui. Semplicemente non spio, osservo, generale, perché mi pare giusto osservare tutte le persone che girano intorno al mio padrone. Capito? Innanzitutto, io non sto girando intorno al suo padrone, ma sono seduto in questa maledetta macchina vicino a lei. E poi io non sopporto di essere spiato. È chiaro? Eccolo! Lo aiuto, generale! Ma non vedi che io non posso muovere queste maledette? È sempre il solito! Signor Conte! Come si apre questa portiera? Oh. Ero sicuro che ce l'avrebbe fatta senza il mio aiuto. Aiuto da un invalido? Finalmente pagherai per tutto quello che hai fatto, assassino. Evaristo? Sì? Prova una corda, svelto. Sì. Io ho insegnato tutto io. Lasciamo perdere. Tranquilli, aiuto! Tranquilli ragazzi, sopra! Squadra aiutate, pronto intervento, sta arrivando. Bene, ecco, ragazzi, sono qui. Ora toglietevi aiuto da sopra la botola. Adesso vi tiriamo fuori, ok? Prego, ci siamo quasi. Calmi. Fatto. Tirala giù. Forza, forza. Sbrigati. Scendete. Scendete. Vieni. Stai qui, bene, tesoro, Martin. Vieni. Sì. Come essere possibile? Come essere possibili tanta cattiveria contro questi bambini? Ma mi spiegate perché quelle streghe vi hanno rinchiuso lassù? Io non ho idea, Nicola, sì. Ma io non ci vado in altro trofio, capito? Stai tranquillo, ti fidi di me. Io non permetterò che accada questo. Sì. Giuro che lo prometto. Florisienta, tu ora dovrai volare lontano, lontano, dove non poter essere mai trovata da nessuno e portare piccoli con te. Sì, Greta ha ragione, dobbiamo andarcene. Ragazzi, preparate le vostre cose. Assolutamente no. Io non lascerò la mia casa nelle mani di quelle due donne, quindi da qui non me ne vado. Piccolo Franco, questa non essere più Villa Fritzenfalten. Questa essere Villa degli orrori e della paura. Noi non ti lasciamo qui, Franco. Non puoi rimanere da solo con quelle streghe. No, io non scapperò. Andiamo, andiamo! Flor, devi mandare Roberta da Maya. No, non voglio separarmi da Roberta. Non conviene che rimaniate tutti uniti, è per il vostro bene. Svelta. Mandala a Londra. Sì. Forza. Andiamo. Sembra di essere in prigione. Quelle due streghe hanno chiuso la porta a chiave. Cosa facciamo? Ho paura. Non somatizzare, non somatizzare. Ho un'idea. Andiamo su, le picchiamo e prendiamo la chiave. Nein, Nicholas. Lasciate che vecchia Greta usare astuzia per ottenere chiavi. Non muovetevi da qui. Io torno subito. Specchio, specchio delle mie brame. Chi sarà la più bella del reame? Dopo la maschera al cetriolo? È permessa, Frau Delfina, dov'ei? Che cosa c'è di tanto urgente, Greta? Scusi se disturbare, ma io avrei bisogno di chiave di fila per portare i bambini, cioè la spazzatura là fuori. Ti consiglio di seguire le nuove regole di questa casa, altrimenti il tuo futuro qui sarà molto, molto breve. Ma ora poter avere la chiave? Greta, sono stata chiara. Ja, Frau Delfina, perfettamente mente. Danke schön. Ecco chiave! Ora me le Greta, presto! Svelti, svelti! Apri, coraggio! Che cosa state facendo? Ho preso una decisione, caro il mio Fritzenchunchenchen. E allora tornerai? Sì! Bene! Sì. Quindi ora cosa? Sì, in un altro corpo. Tornerai in un altro corpo. D'accordo, d'accordo. E nel corpo di chi? Lo conosco? Chi è? Non so se lo conosci, ma è lui. Quello.
sabe lo que no tiene. Le falta el sueño, le faltan ganas. Les falta tiempo, les falta el alma. Les sobra el miedo de perder algo. Les sobra en fin, les sobra panza. Les falta el tiempo.